beneficiano di un trattamento più favorevole. Almeno 5 morti e decine di dispersi per l'eruzione di un vulcano in una piccola isola della Nuova Zelanda, White Island. Sentiamo Maria Novella Rossi. I turisti sono stati messi in salvo da canotti o imbarcazioni inviate dalla nave da crociera della Royal Caribbean che stava transitando nelle acque al largo della White Island, la piccola isola della Nuova Zelanda in cui è scoppiata l'eruzione del vulcano. Una parte dei turisti provenivano proprio dalla nave, alcuni erano arrivati fino al cratere quando all'improvviso c'è stata la violenta esplosione che ha inondato i cieli di fumo nero. In quel momento c'erano almeno una dozzina di visitatori sulla sommità del vulcano che si è trasformato repentinamente in una montagna di fuoco. Il commissario del Comando Operativo Nazionale Neozelandese ha confermato che il bilancio delle vittime è purtroppo destinato a salire e che l'isola è ancora instabile. La Royal Caribbean sta collaborando in tutti i modi con gli uffici di Sydney e Auckland per assistere le famiglie dei turisti colpiti. Ad Helsinki si insedierà ufficialmente questa settimana la premier più giovane del mondo. È la 34enne Sanna Marin, scelta dal Partito Socialdemocratico finlandese come primo ministro, in sostituzione della dimissionaria Antti Rinne. La Marin batte per età la neozelandese Jacinta Ardern, 39 anni, e l'ucraino Onkaruk, di 35 anni. Ed ora parliamo dei funerali di Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz. La cerimonia